Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con tutto bene TV, la nostra puntata numero 145 e nei nostri studi un gradito ritorno, per questo la ringraziamo e la salutiamo la dottoressa Francesca Sansavini, benvenuta, ben trovata, eh, medico fisiatra, esperta in ossigeno, ozonoterapia e terapia neurale, che fu, se non ricordiamo male, il primo argomento per cui ci siamo incontrati proprio qui nei nostri studi. Assolutamente, buongiorno a tutti, grazie di avermi rinvitato. Sono qui con molto piacere. Piacere è nostro, parlammo proprio di terapia neurale. In quell'occasione abbiamo dedicato varie puntate all'argomento. Vi ricordo che tutte le nostre precedenti sono disponibili sul canale YouTube. Oggi invece, come da promessa di allora, eh, parleremo di ossigeno ed ozono eh, terapia. Quindi la prima domanda, ovviamente, perché devono comprendere i nostri amici che ci stanno seguendo, ma in primis anche il sottoscritto, è che cos'è eh, l'ozono terapia. Benissimo. Allora, eh, intanto eh, premetto che l'ossigeno-ozonoterapia, detta in maniera più corretta, Perfetto. è una metodica terapeutica anch'essa come la terapia neurale nata in Germania e abbastanza vecchiotta, quindi niente di, di, di fresco, di recente, nasce a fine, eh, a fine 800, eh, inizio 900 ed è una metodica eh, che ha tantissime proprietà terapeutiche in tutti i campi della medicina. In particolare, io come fisiatra ho avuto occasione di, eh, di, di conoscerla eh, per quanto riguarda la mh, capacità che essa ha di curare dolori osteoarticolari, dolori eh, di ernie. Eh, insomma, un paziente classico che viene da me, insomma, può avvalersi tantissimo del, del beneficio dell'ozonoterapia. Nell'apprendere questa metodica, ormai sono dieci anni che la, la pratico, eh, mi sono proprio appassionata, innamorata. Eh, di quelli che sono eh, gli effetti positivi in tutti i campi della medicina, anche se io non li posso applicare tutti, però è veramente interessante, poi vi racconterò un pochino più in certo. dettaglio, come l'ozonoterapia possa dare dei risultati eh, ottimi eh, in tutti i campi della medicina ed è una metodica praticamente quasi priva di effetti collaterali. E questo è molto interessante. Eh, quasi prima vuol dire che non c'è in sostanza eh, un regetto all'ossigeno-zono-terapia? All assolutamente, così come non, è, non esiste un'allergia all'ossigeno, okay. così non c'è un'allergia all'ozono e, e quindi ecco, non possiamo avere assolutamente reazioni di tipo ehm, allergico, come potrebbe avvenire per altri farmaci antinfiammatori o antidolorifici. E, e le controindicazioni a questa metodica che poi vedremo ecco, come si applica sul paziente sono veramente poche eh, ovviamente per scrupolo viene escluso il paziente con la, gravidanza, la paziente con la gravidanza certo. in atto eh, un'altra problematica che è bene non trattare mh, è il paziente con eh, una malattia genetica eh, che si chiama favismo, okay. eh, che è una malattia abbastanza rara, in questo caso in particolare è bene non fare la forma sistemica in vena della, della, della terapia con ossigeno eh, e poi l'ultima eh, attenzione che bisogna avere è il paziente che eh, ha un ipertiroidismo non controllato farmacologicamente che comunque al giorno d'oggi veramente è difficile comunque trovare in queste condizioni. Cautela con pazienti squagulati perché spesso vedremo, utilizziamo eh, infiltrazioni, aghi e quindi il paziente ovviamente è a rischio un pochino di ematomi. Bisogna fare molta attenzione ma si può assolutamente fare. Certo e comunque numericamente stiamo parlando di una quantità davvero eh, esigua e minimale che appunto va rispettata ma sono numeri molto molto bassi. Eh, è stata preparata, sì. ha preparato, dottoressa una carrellata iniziale di slide, anche molto simpatiche per spiegarci in sostanza qualcosa in certo. più di quello Sulla che è l'ozono, quindi la molecola e anche eh, i tantissimi campi di utilizzo. Infatti. Allora, intanto mh, partendo proprio dalle basi, che cos'è l'ozono? Eh, l'ozono eh, è, diciamo, una forma potenziata di ossigeno, quindi l'ossigeno, noi sappiamo che. È un gas che è altamente presente nell'aria, che ci permette di, di respirare e di stare in vita. Eh, l'ozono è eh, una molecola eh, in cui abbiamo un lieve spostamento di, 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 di un elettrone, e quindi O2 è l'ossigeno, O3 è, è invece l'ozono. Eh, questo piccolo spostamento, diciamo, del cambiamento della molecola, permette di avere una potenzialità altissima rispetto alla molecola di ossigeno. Una sorta di super, super ossigeno. Mm. Eh? Abbiamo una sorta di potenzialità eh, ancora più elevate dell'ossigeno, abbiamo la capacità di legare l'acqua molto più alta, abbiamo un peso più alto, una reattività, una capacità eh, ossidante molto più alta verso i tessuti eh, biologici. Dove troviamo l'ossigeno in natura? Allora, eh, cioè, l'ossigeno è nell'atmosfera che respiriamo, okay. l'ozono invece eh, come molti di noi sanno, si trova nella stratosfera a 30 km di altezza. Eh, è eh, una informazione continua perché si forma dalla reazione tra i raggi ultravioletti del Sole, che sono molto potenti, e l'ossigeno che è nella stratosfera. Quindi noi continuamente abbiamo uno strato di ozono che eh, avvolge la Terra a 30 km e ci permette questo strato di ozono. Eh, di eh, difenderci da quelli che sono gli effetti nocivi dei raggi ultravioletti. Se non avessimo questa protezione di ozono, eh, noi non avremmo la vita sulla Terra perché i raggi ultravioletti con la loro potenza arriverebbero eh, indisturbati sul pianeta Terra e andrebbero a denaturare le proteine dei viventi e quindi ci sarebbe la morte di, okay. di, dei viventi. Bene, eh, questo ozono qui è in continua formazione, conosciamo tutti la storia del buco dell'ozono che eh, si forma. Si pensa appunto a causa di alcuni eh, inquinanti. Eh, sul, Sull'atmosfera terrestre, nell'atmosfera terrestre, quindi più in basso, noi abbiamo esempi di ozono quando ci sono i temporali. Durante i temporali abbiamo delle scariche elettriche potenti che eh, vanno a creare nell'aria eh, delle molecole di ozono a partire dall'ossigeno presente. Sono molecole instabili, molecole che eh, durano poco. Che sono caratterizzati da quell'odore tipico dei temporali che mm. sentiamo, che è un po' acre, ma è nello stesso tempo un odore buono, piacevole, sa di pulito e vedremo poi perché. Eh, quindi, l'ozono è questa molecola, eh, quindi potente più dell'ossigeno, instabile, ha un'emivita, si dice, cioè una durata di alcuni minuti e, e ha tante proprietà. È il, motivo, il fatto che abbia un'emivita di pochi minuti è il motivo per cui noi dobbiamo eh, creare l'ozono per curare il nostro paziente in ambulatorio, in, in, nella sala operatoria. Noi dobbiamo crearlo al momento perché la durata di questa molecola è di mh, poche decine di minuti. Eh, molto, molto interessante. Campi di utilizzo numerosissimi, perché anche su questo abbiamo proprio uno schema ed un elenco molto ricco. Assolutamente, i campi di utilizzo eh, sono amplissimi, eh, più ancora che in ambito medico in ambito industriale, perché l'ozono, vedremo, ha delle proprietà, dicevamo, mh, potentissime, più potenti dell'ossigeno, in particolare di disinfezione. Ha un'azione uh, un battericida, eh, quindi mh, uccide i funghi, le muffe, ha eh, un'azione virus statica, quindi alla fine uccide anche i virus, i protozoi, ha un'azione eh, disinquinante. Eh, andiamo ad allontanare i tossici, anche i metalli pesanti. Per cui, in ambito industriale, Capite? Gli utilizzi sono svariati, quindi negli allevamenti, nella raccolta delle sementi, nella pulizia di alcuni ambienti che vanno sanificati, nella ristorazione. Ancora un utilizzo importante è nella potabilizzazione delle acque, sia le acque appunto da bere ma anche le piscine un utilizzo importante, ovviamente, che lascia eh, l'ambiente molto più pulito che con l'utilizzo del cloro e con meno effetti collaterali del, del cloro, eh, e così via. Prima di andare a vedere invece le applicazioni su di noi, insomma, sull'essere umano, sul, sul paziente, abbiamo detto controindicazioni, è stato fatto un elenco estremamente breve, altra domanda, e poi scendiamo nello specifico, cioè se ci sono però effetti collaterali. Ecco. Allora, eh, gli effetti collaterali ovviamente mh, nel paziente, che, in cui abbiamo già escluso le tre condizioni dette prima, in realtà sono solo mh, legati a un buon utilizzo, al non buon utilizzo della metodica okay. da parte dell'operatore. Okay. Cioè è ovvio che nel momento in cui io faccio una seduta di ossigeno-zanoterapia al mio paziente, devo poi lasciare il paziente a riposo per alcuni minuti. Eh, a, facendo attenzione magari anche se faccio l'infiltrazione a massaggiare eccetera perché la reazione che potrebbe avvenire è una reazione vagale quindi fare attenzione che il paziente non svenga e quindi tenerlo a riposo in modo che tutto poi vada posto. Una vera fretta, eh, a posto non avere fretta ma darsi i tempi giusti l'unica ecco, possibilità potrebbe essere questa quindi un pochino di dolore a seconda della soglia del dolore di ognuno durante la seduta nella sede di iniezione per questo il massaggio aiuta a far passare più velocemente il dolore e attenzione a reazioni vagali, quindi basta, non abbiamo altre possibilità. Domanda estremamente ampia, ovviamente ci sono i vari campi di utilizzo proprio con i pazienti, ma esattamente questo ossigeno-ozonoterapia cosa fa? Okay. <ride> allora capiamo cosa può fare, quale, quale potenzialità può avere l'ossigeno-ozonoterapia, se rifacciamo un attimo il punto di quelle che sono eh, le proprietà di questa molecola. Okay, perfetto, quindi abbiamo detto che allora. Eh, intanto la, la miscela che noi andiamo a iniettare comunque nel paziente è sempre ossigeno e ozono, mai solo ossigeno, mai solo ozono. Okay. Quindi una, una certa quantità, un 90% almeno di ozono e una piccola percentuale di ossigeno, per cui si chiama ossigeno ozonoterapia. Eh, io sfrutto le potenzialità quindi dellozono, eh, che mi ha detto è instabile, per cui quando io la inietto nel tessuto. Nel giro di una dec poche decine di minuti io avrò solo ossigeno poi nel tessuto. È venuta una conversione dalla molecola O3 alla molecola O2 okay. con degli effetti biochimici che mi servono a livello terapeutico. Cosa fa lo l'ozono? Allora, ha un'azione antinfiammatoria, antidolorifica, eh, mio eh, drenante. Tant'è che si usa anche in ambito estetico, vedremo appunto per gli inestetismi della cellulite o comunque gli edemi o gli infedemi si capisce la terminologia rilassante quindi mi allenta la muscolatura e le certo. tensioni muscolari mi toglie un po' di dolore di infiammazione eh, ha una potentissima azione battericida eh, quindi diciamo mh, disinfettante per cui nel momento in cui io ho una ferita ho un problema diciamo eh, organico io lo posso utilizzare con questo scopo vedremo come sotto quale forma eh, ecco, Un'altra cosa importantissima ha ah, un'azione eh, immunomodulante per cui eh, mi va proprio a regolare eh, il sistema immunitario nel momento in cui ho basse difese, io con l'ozonoterapia posso andare a stimolarne l'incremento e viceversa, nelle reazioni allergiche io potrò invece abbassare la reattività del mio sistema immunitario, eh, direi che anche questo è importante come, come effetto eh, essendo una sostanza naturale. E poi non ultimo, da non escludere comunque anche una reazione, essendo che io metto ossigeno alla fine nel mio corpo, una reazione diciamo rigenerativa, nutritiva, io do ossigeno quindi benzina ai miei tessuti. Questo è utile sia nel campo estetico ma anche nel campo delle ferite, delle, delle, delle ulcere ma in generale un po' dappertutto, perché se il mio paziente ha dolore perché ha artrosi, nel momento in cui io do uno stimolo rigenerativo, comunque ho un lieve miglioramento del mio tessuto, non solo sul dolore, ma anche proprio sulla, sul tessuto stesso. Ecco, allora vediamo un po' proprio i campi di applicazione, quindi nel dettaglio, sì, quando, ecco, a fronte di una patologia, di una problematica più in generale, io posso eh, chiedere aiuto all'ossigeno o zonoterapia. Allora, eh, intanto bisogna chiarire che, come noi applichiamo l'ozonoterapia in ambito medico umano, che si può usare anche in ambito veterinario, ma anche in ambito odontoiatrico, mm, che è sempre okay. un ambito medico. Io parlo dell'ambito eh, più fisiatrico, neurologico-ortopedico. Okay. Allora, noi possiamo applicarlo mh, in tre, eh, in tre, tramite tre vie, sotto tre forme: una forma cosiddetta sistemica, cioè una forma che mi permette di ossigenare, trattare tutto il paziente una forma più localizzata, quindi una forma più topica, proprio eh, vedremo tramite creme, tramite acqua ozonizzata, e una forma in cui utilizzo l'ago, quindi una forma infiltrativa a vari livelli, più superficiale, più profonda. Quindi abbiamo queste tre forme. Eh. Allora, partendo dalla forma sistemica, si distingue una forma, diciamo, venosa, in cui io vado a ossigenare il sangue del mio paziente, definita grande auto emo e eh, questa forma è utilizzata ovviamente quando? Quando noi sono sedute mh, in genere settimanali eh, in cui una mh, ho, tutto, diciamo una, ho la boccia o la sacca in cui io posso eh, immettere il sangue del paziente senza mai staccare eh, i miei tubini, okay. eh, vado a ossigenare questo sangue, lo preparo e lo rimetto nel paziente. E quindi do una grande spinta antiossidante al mio paziente e questa viene utilizzata questa forma nelle malattie sistemiche che possono essere di reumatico, sindrome della stanchezza cronica, artrite reumatoide, malattie reumatiche in genere, malattie autoimmuni, sclerosi multipla Ehm, esiti di ictus cerebri, Parkinson, quindi malattie in cui io non posso andare a iniettare l'ossigeno in un piccolo punto perché non mi risolverebbe il problema, ma devo ossigenare tutto il sistema. Eh, e questa è la forma, diciamo, eh, sistemica eh, tramite il sangue. La forma sistemica eh, può essere anche tramite sondino rettale. Noi sappiamo che a livello rettale la mucosa è altamente eh, responsiva, ha una grandissima capacità di assorbimento, infatti si utilizzano le supposte per fare terapia. La stessa cosa noi possiamo farla mettendo un sondino e eh, insufflando da protocollo certe quantità di ozono, ossigeno ozono con cadenza a seconda della patologia del problema okay. bisettimanale, settimanale, a giorni alterni. Eh, anche qui diciamo. È interessante, diciamo, l'indicazione, perché? Perché noi andiamo ad agire sia a livello sistemico, perché ovviamente con meno potenza, con meno velocità io andrò tramite l'intestino a far arrivare in giro nel mio corpo eh, una certa quantità di ossigeno ozono con tutte le azioni che dicevamo prima. Ma avrò anche un'azione topica, locale. La mucosa intestinale è importantissima, io quindi avrò un'azione locale di disinfezione della mucosa intestinale, per cui è utilissimo in tutte le forme di disbiosi intestinale, rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, diverticolite e di verticolosi. Quindi ho un'azione sia topica per problemi gastrointestinali, ma anche sistemica. Tramite l'intestino, il sangue porta l'ossigeno poi tramite il circolo portale al fegato, per cui questa è indicata anche in tutte le problematiche di fegato cirrosi epatica, steatosi epatica, fegato grasso, faticamento epatico, comunque io vado a detossificare il fegato, che male non fa mai. Terza forma sistemica, abbiamo anche la, la piccola autoemo infusione, la, la cito molto velocemente, che consta nel prelevare una piccola quantità di sangue al paziente in una siringa, mescolarlo con una certa quantità di ossigeno ozono e reiniettarlo in un muscolo, quindi solitamente si inietta nel gluteo, con cadenza bisettimanale, manosettimanale, Questa terapia, la piccola autoemoreinfusione, ha la caratteristica di andare a stimolare il mio sistema immunitario notevolmente. Si utilizza molto nelle forme allergiche per ridurre la reattività del sistema immunitario, ma anche per migliorare in corso di antibioticoterapia resistente, a migliorare la mia reattività eh, e la mia capacità di difesa contro i microorganismi esterni, contro le infezioni Si può dire che sia un rigenerante? Banalizzando ovviamente. Assolutamente molto? Assolutamente sì. E diciamo che gran parte dell'azione dell'ossigeno-ozono è rigenerante. In campo, ad esempio, dermatologico, estetico, si sfrutta molto questa capacità per cui esiste la possibilità di fare anche un ringiovanimento, ad esempio, della, eh, del viso, del viso delle, certo. de, de, stimolando un pochino il connettivo eh, a riformarsi, e, eh, oppure per un, gli inestetismi della cellulite si utilizza invece più la proprietà drenante o lipolitica eh, negli accumuli appunto, di grasso. A seconda delle concentrazioni ovviamente abbiamo effetti diversi. Ehm, sono curioso, visto che sono dieci anni già che appunto lei pratica questa ossigeno in percentuale un po' i pazienti come si dividono, cioè per cosa vengono da lei, dottoressa? Ecco, allora, eh, giusta la mm. domanda, ovviamente mh, essendo io fisiatra, eh, principalmente da me vengono perché sono affetti da qualche dolore okay. più o meno importante. Eh, in particolare dolore di origine osteoarticolare, mh, diciamo che la maggioranza dei pazienti che io tratto sono pazienti già anche eventualmente visti da neurochirurghi. Che eh, consigliano al posto dell'intervento o prima dell'intervento, comunque di tentare un trattamento per l'ombosciatalgia o cervicobrachialgia, quindi ernie, eh, sedute, mh, sedute di due settimane all'inizio, per poi proseguire con una settimana, ma per un totale di 10-15 eh, a seconda del, del caso, sedute di ozonoterapia. L'ozonoterapia vedremo come fatta a livello paravertebrale. In prossimità, diciamo, del, della zona erniaria, perché abbiamo in questo caso un'azione molto, molto specifica e molto utile. Faccio vedere qualche immagine. Facciamo vedere anche perché, quando si parla, anche qui banalizza, insomma, semplifico, eccetera. Ma di schiena so che stiamo toccando davvero eh, migliaia e migliaia di persone. Ad esempio, questa è una signora che ha eh, svariate eh, protrusioni di scali. Eh, ha anche mh, data l'età una certa nota di spondiloartrosi, quindi ha una, ha una sciatalgia eh, a, a destra. Eh, nei punti diciamo, paravertebrali dove abbiamo le discopatie e l'artrosi, l'artrosi della colonna mi provoca una deformazione anche delle vertebre con vecchi osteofitici. Io vado appunto a iniettare eh, una certa quantità di ossigeno zono in ogni. Eh, buco mettiamo circa 10 cc di ossigeno ozono a concentrazione che diciamo è intorno ai 10 di ossigeno ozono, la signora ehm, ovviamente avverte l'entrata della miscela gassosa certo. come un gonfiore, una pressione mm. che però grazie anche al massaggino finale quando togliamo l'ago nel giro di pochi minuti passa, resta un pochino di dolenzia e il risultato lo si vede poi dopo nei giorni seguenti sulla sintomatologia dolorosa. Eh, su questo ci sono linee guida a livello internazionale, a livello mondiale, anche piuttosto recenti, per come sono state diciamo così, riviste e categorizzate. Assolutamente. Diciamo che noi, ozonoterapeuti, eh, abbiamo come punto di riferimento internazionale un documento che è il primo e l'unico documento internazionale come consensus che mette appunto eh, in accordo un pochino tutti, un bel punto di riferimento che sono. Eh, la dichiarazione di ozonoterapia di Madrid del 2015, sono queste 50 pagine, eh, in cui però si parla veramente di tutta l'ozonoterapia, quindi anche quella magari più specifica di cui non ho parlato, in tutti i campi della medicina. Ecco, apro una parentesi, sì? l'ozonoterapia può essere applicata a tutti i campi della medicina, eh, tant'è che io... Scherzando dicevo, beh, l'unico campo della medicina in cui probabilmente non serve l'ozonoterapia sarà la psichiatria, immaginavo io. No, non è vero, anche in psichiatria si può, ci si può avvalere dell'ozonoterapia via sistemica per migliorare la depressione e il tono dell'umore. Quindi, in realtà, noi possiamo applicare l'ozonoterapia in tutti i campi della medicina. Ovviamente, io non li applico tutti, caso per caso, comunque, si può andare a vedere chi, chi opera in quel settore. Un settore molto importante, ad esempio, è la zona anatomica uro-ginecologica, uro-genitale, ma anche andrologica, mh, perché eh, è possibile trattare delle infezioni, delle infiammazioni, dei dolori localizzati agli organi genitali interni e esterni con delle insufflazioni con piccoli cateterini di ozono oppure delle coppe. E eh, anche l'insuffrazione intestinale, cosa che non ho detto prima, è utilissima in caso di prostatiti nell'uomo, mm -hmm. per vicinanza, noi abbiamo comunque che una parte di, di ossigeno-ozono eh, va a diffondere in tutto certo. il piccolo bacino, per cui, in caso di prostatiti, eh, endometriosi, cistiti, insomma, io riesco a lavorare con le proprietà antinfiammatorie, rigenerative, antisettiche, monomodulanti, drenanti. In tutto il piccolo bacino, quindi sia a livello proprio vescicale, eh, utero vaginale, ma anche intestinale, io posso lavorare anche in questo campo. Questo ci aiuta a prendere qualche pasticca in meno? Assolutamente sì, <ride> <ride> potrebbe essere. <ride> Sto pensando perché soprattutto rispetto ad alcuni, eh, diciamo così, principi attivi, eh, l'italiano medio ne fa un utilizzo tra i più importanti in Europa e nel mondo, con conseguenze a lungo-medio termine anche particolarmente negative. Certo. Qui si tratta invece sostanzialmente di iniettare ossigeno più no, ozono, ozono nelle percentuali che ovviamente lei ben conosce. Certo, certo. Un'altra cosa di cui mh, mi sento di parlarvi, molto interessante, è l'acqua ozonizzata. L'acqua ozonizzata si, eh, si forma appunto con eh, macchinari appositi. non Vi ho spiegato che eh, ovviamente in ambulatorio si hanno dei macchinari appositi eh, che permettono di formare al momento, diciamo riproducono il temporale, parole povere, riproducono il temporale nell'ambulatorio al loro interno, questi ovviamente sono più di uso industriale, ecco, non sono yeah. di uso medico, eh, comunque sono più piccolini, sono piccolini e eh, mi permettono di produrre ozono, ossigeno ozono al momento e di prelevarlo con la siringa. Bene, eh, ci sono degli apparecchi da collegare al mio eh, apparecchio per l'ozonoterapia che eh, mi permettono di ozonizzare l'acqua, in genere acqua distillata o bidistillata. Questa acqua una volta ozonizzata è un'acqua eh, quindi iperozonizzata e può essere tranquillamente bevuta, quindi facciamo una sorta di idropinoterapia. Se io bevo un'acqua ozonizzata, voi capite che queste potenzialità dell'ozono le avrò nel mio tubo digerente, per cui mi servirà per fare sciacqui alla bocca se ho delle infezioni delle gengiviti, delle stomatiti, per andare a migliorare la gastrite e eventualmente il discorso anche di helicobacter pylori, è un batterio, quindi io ho un'azione antibatterica, certo. e okay. ovviamente prese con un certo no, intervallo di tempo, insomma ripetute queste, queste assunzioni di acqua. Potrò usare quest'acqua per fare una detersione degli occhi o lavaggi alle orecchie? Eh, ma ancora la posso usare per detergere delle ferite. È un'acqua che comunque ha grossissimi poteri, insomma, pulenti, disinfettanti e mollienti. Poi ancora a livello topico, ho fatto un po' di confusione comunque, nei, Beh, spero sicuro che si sia che capito. Io sono sicuro <ride> che abbiamo interessato tanti. Eh, okay. A livello topico eh, esistono del, degli oli o delle creme, che sono, alcuni sono proprio anche presenti da vari anni in farmacia, quindi sono facilmente reperibili a base di ozono, ovviamente non faccio nomi perché non, sto generica, <ride> e comunque, ecco, oli o creme, si è trovato il modo per tenere la molecola di ozono ferma, attiva, perché altrimenti decadrebbe nel giro di poche decine di minuti, la, riusciamo con un eh, brevetto chimico, insomma, a tenerla lì, nella crema, nel momento in cui io vado a usare la crema, ha un'azione, non so, disinfettante, ripetilizzante, cicatrizzante, quindi sono creme che io posso usare per, tantissime problematiche, anche a livello emorroidario, a livello di rag ragadi, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, bene, anche questa puntata mi sembra, <ride> mi pare interessante, interessante significa utile, ovviamente questo è il nostro scopo di Tutto Bene TV, per chi ci sta eh, seguendo. Grazie molto allora dottoressa Francesca Sansavini medico-fisiatra esperta in ossigeno zonoterapia e terapia neurale ovviamente per i contatti noi siamo come redazione sempre disponibili vi ricordo la nostra email che è tuttobene.tv-gmail.com e insomma ormai Google ci aiuta in tutto e per tutto, nessuno può più sfuggire al mondo di, eh, di Google, questa è la realtà odierna. Grazie dottoressa Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.